Eccolo il giorno speciale di Radio Radio, professor Mario Tozzi. Mariuccio, buongiorno di nuovo. Eccoci. Fabio Duranti. Eccoci. Qui c'è un ascoltatore, dice: sono un cuoco, o non so se è la stessa cosa, ma nel mio settore le riviste danno notorietà. Però se invento una ricetta nuova non ho bisogno della rivista per farla conoscere. Certo, perché la cucina è scienza. Ragazzi, dai. Vabbè, torniamo un po' a noi, la scienza. È solamente quella che... Allora, intanto, giustamente con Francesco notavamo che queste... A parte, però vorrei chiuderlo questo discorso, Mario, perché sennò siamo... abbiamo deviato rispetto alla verità. Però... questo è il punto. No, questo è il tuo punto. Vabbè, Mario, no, se tu... Allora, tu ritieni che quello che... Allora, ascolta. Allora, no, Mario, io ritengo, però, parliamo della cosa. Che la scienza non procede sulle riviste, è inutile che parliamo. Certo, no. Allora, noi parliamo, ma io ritengo l'esatto contrario, che la scienza è scienza, le riviste non c'entrano niente, sono tutte riviste inglesi, peraltro, guarda caso. Cioè, il mondo... Il pianeta è gigantesco, e però le riviste scientifiche che dici tu sono tutte inglesi. Però aspetta, Mario, fermati un secondo. Allora, intanto molte persone ci stanno chiedendo: ci dite qual è la cosa pubblicata che ci dice che le mascherine che indossiamo sono ci difendono dal virus? Ai. No, vabbè, ma questa è una risposta, è chiaro, questo è un po'... Cioè, stai chiedendo, ma Mario, questo come è una cosa, no, un po', questa è una cosa un po', entrare, è una cosa scienza, un po' scienza quello, no, però tu il c'entri, governo ma, che lo Mario, decide. Non, non puoi dire che non puoi entrarci, tu c'entri tutti i giorni, ne parli, scusa, abbi pazienza. Quando parliamo di scienza, però parliamo di altre cose. No, se tu dici... Poi non puoi fare come fa Piero Angela, che state qua tutti quanti... No, abbiate pazienza, però. Allora, entriamo nel merito. Piero Angela in che senso? No, vabbè, poi ascolta. Mario... No, Piero Angela ha detto che ci vorrebbe... Parliamo... Sì, benissimo. Però lui è un divulgatore, non è manco lui uno scienziato, quindi di che stiamo parlando? No, è un divulgatore. È un divulgatore scientifico a pagamento, per avere, viene pagato per questo, che... Come tutti i mestieri. Lui, il figlio, cioè, tengo famiglia, c'ha il figlio, le cose... è chiaro che dice delle cose, ma... Però parliamo, allora, degli scienziati che dici tu. Cioè, quelli che pubblicano, va bene? Quelli che pubblicano. Chi è lo scienziato al mondo in questa materia che ha il maggior numero di pubblicazioni scientifiche, l'H-index più alto di tutti? Chi è, secondo te? Non lo so. Te lo dico io. Si chiama Didier Raoult, ok? Didier Raoult è uno scienziato francese di Marsiglia che, rispetto a Covid e compagnia cantando, dice totalmente l'esatto contrario di quello che stanno dicendo i signori del pensiero unico. L'ha scritto, certo. Su qualche rivista? Quale? Mario, ascoltami bene. Ma uno che ha una... Ma lui è incazzato come una bestia perché le stesse cose che oggi lui sta dicendo non solo fanno difficoltà a pubblicargliele, ma lo stanno facendo passare per pazzo. Uno che oggi, mentre stiamo parlando, non all'epoca di Montagnier, oggi, mentre stiamo parlando, è lo scienziato al mondo che ha l'H-index più alto di Fauci, più alto di tutti, 175, vattela a vedere. Didier Raoult, va bene? Questo signore, se basta andare a googlare per trovare quello che dice, che scrive, che è incazzato, perché lui, da quando si è messo di traverso rispetto al famoso pensiero unico, è diventato un coglione, tutto insieme, come Montagnier. È diventato, come dici tu, ma aspetta, pazzo ipocondriaco. Anche lui è diventato un pazzo ipocondriaco, hai capito? Tutti quelli che si oppongono al pensiero unico del mascheramento generale sono pazzi. Allora, siccome tu parli di metodo scientifico, il signor Didier Raoult... Fammi finire, Mario, scusa, abbi pazienza, rivendico anch'io di poter finire. Allora, siccome tu rivendichi il metodo scientifico, metodo scientifico significa che il signor Didier Raoult, che ha usato fino a ieri il metodo scientifico che dici tu e ha pubblicato il maggior numero, dico, adesso è diventato un coglione, non gli pubblicano più. No, ma scusa, questa cosa qua si risolve facilmente, ma scrivi un lavoro che funziona e te lo pubblicano. Ma l'ha già scritto. Il resto sono cazzate. Ma l'ha scritto. Guarda, cazzate. Mario, se ci sarai domani mattina, se lo merita il lavoro, tu l'hai letto? Io no. Ma scusami, facciamolo leggere a Mario anche il lavoro, no? Ma Mario non è un medico. Il metodo, sempre il metodo. Funziona così. Sì. Se tu pubblichi un lavoro come dici, l'hanno rifiutato. Perché tu hai detto che gliel'hanno rifiutato. In genere chi rifiuta il lavoro, a me pure mi è successo, scrive le sue osservazioni.
quali sono le osservazioni che gli hanno fatto? È questo che bisogna sapere, no? Perché no, tu sei il più accreditato di tutti. Mario, figurati se ti rifiutano di pubblicare domani mattina. La rivista domani ci guadagna quando pubblica uno che è importante. Abbiamo solo 10 minuti, Mario, ma domani mattina vediamo tutti i lavori di Raul, che è quello che dice che la mascherina è dannosa e non fa bene, per esempio. Va bene? E lo devi dimostrare. Ma lo certo, devi dimostrare. Ma Mario, abbi pazienza. A parte che lo dimostra anche, punto, a parte che lo dimostra anche un cretino, perché basterebbe essere un poco meno di idioti. Però per ha ragione capire. Mario, bisogna che lo dimostri. Però allora, non è allora, il metodo, lo devi dimostrare. Ma Francesco, dimostrare che vuol dire pubblicare su una rivista? Lui te l'ha detto, esatto. Perché te l'ha spiegato perché dimostrare, no, vabbè, che vuol dire. Dai, ma che cacchio vuol dire dimostrare? Ma scusa, che gli costa? Non gli costa nulla, sa che il metodo è quello. Scusami, ma lui ha pubblicato o no? Allora Francesco, allora qualcuno ha dimostrato che fa bene? No, partiamo da... No, fermi tutti. Fermo Mario, fermo Francesco. Vi prego. No, vi prego. Fermi tutti. Allora, qualcuno ha dimostrato che usare la mascherata fa bene alla diffusione del Covid? Qualcuno lo ha dimostrato scientificamente? Mario, a te la parola. Risponde Mario. Ho letto almeno 2 lavori che parlano delle dimensioni del filtro, delle mascherine di un certo tipo, e fanno vedere come in relazione alle dimensioni del droplet chi la usa impedisce quasi, credo, il 90%. Ma quale mascherina, però? Quale mascherina? Quindi dovrebbero vendere solo quelle? Quindi dovrebbero vendere solo quelle certificate? Tu mi hai chiesto quello che so io. No, io certo che se te metti uno scafandro da astronauta è chiaro. Io ti sto chiedendo di dimostrare che quello che ci sta dicendo i governi oggi, cioè di mettersi una specie di straccio, un cencio in faccia, è utile che poi noi tocchiamo, prendiamo, tocchiamo, facciamo, perché tocchiamo. Perché è un cencio? Perché se non mi dici qual è l'oggetto che mi preserva, ho ragione io, e di questo dobbiamo parlare, perché se voi tutti dite mascheratevi senza spiegare cosa mi devo mettere in faccia, qual è l'oggetto certificato che mi devo mettere in faccia, perché altrimenti se no voi che parlate di scienza poi fate e promuovete i provvedimenti scellerati e criminali che ci bloccano la libertà senza un valore scientifico. Voi parlate di scienza e siete i primi a non essere scienziati. Abbiate pazienza. A me non me lo devi dire questo, perché non sono certo io che parlo di queste cose. No, come no? Ma come no? Sei fra i promotori del bavaglio, abbi pazienza. Ma come no? Certo, io ti riprendo tutte le tue pillole dove tu dici che la maschera è fondamentale, gli untori che non se la metto, hai capito? Gli untori, adesso pure quell'altro è arrivato. Io mi metto la mascherina, non solo perché è un obbligo di legge. Ma quale obbligo? Perché non è una legge, non è una legge. L'obbligo di legge è non mascherarsi. Quello è un provvedimento amministrativo. L'obbligo di legge è non mascherarsi. Mi metto la mascherina perché voglio difendere te. Ecco perché me la metto. A me, guarda, per me la puoi pure togliere, guarda. Mi puoi pure sputare in faccia. Hai capito? Ma io lo so, io so di essere sano, sono asintomatico, sono di sicuro sano. Va bene, benissimo, ecco. Tu lo sai, io non lo certo. So perché ho fatto un test sierologico ed ero negativo, ma adesso chissà, quindi io mi metto la mascherina per proteggere gli altri. Certo che sono un assertore, non mi costa niente e non me ne potrebbe fregare meno di mettermela. Sì, ma non mi devi obbligare a me, non mi puoi obbligare, non mi puoi obbligare, perché se tu non dimostri scientificamente che io sono malato e che quel cencio che tu mi dici di mettermi è quello che protegge, è quello che protegge, Mario, è quello che protegge, ripeto, è quello che protegge. Non è Mario, questo è il governo o la regione. Precauzione. Ma come precauzione? Esatto. Ma precauzione per salvare cosa? Mario, precauzione per salvare cosa? Perché? Ma per salvare cosa? Siccome non so se io posso infettare oppure no, preferisco non far correre questo rischio. Mario, allora fai una cosa, stattene a casa, non prendere la macchina, perché tu potresti uccidere qualcuno se uscendo. No, non è la stessa cosa. Come no? È la stessa probabilità. È la stessa probabilità. A media di 15-20 morti al giorno, come dicono loro, peraltro trovati con questi pezzi di carta ridicoli, sei più pericoloso te che esci con la macchina. Hai capito? Piuttosto che... Allora, hai capito? Il rischio della macchina, io sto attento a usarla in un certo modo, poi può sempre succedere. Bravo, e io pure che sono asintomatico, sto attento a non infettare, però se capita, se è la stessa probabilità.
responsabilità dell'incidente stradale è uguale. Ma se io metto in difficoltà un'altra persona e invece potrei non metterci usando un comportamento che non mi costa niente. Quali probabilità hai di mettere in difficoltà un'altra persona? Quali? Se gli sto vicino, sono malato asintomatico, lo rispetto. Ma quei numeri che a te piacciono tanto e che peraltro poi vediamo come vengono estratti, ci dicono che hai la stessa probabilità che se metti in moto una macchina, perché i numeri sono quelli. Hai capito? Non voglio nemmeno entrare sul fatto ma se come? È così oppure no. Anche fosse una sola possibilità, preferisco non farlo correre. E allora stattene a casa, mettiti dentro una bolla di vetro perché no? Perché no? Mi aiutano a muovermi senza scusami. Mettere a rischio nessuno. Ma che vuol dire il rischio? Ma il rischio è insito nella vita umana, caro Mario. Noi non possiamo bloccare la vita. Allora chiuditi da baccai che fanno 80.000 morti l'anno. Abbi pazienza. Scusami. Come in questo periodo. E certo. Sto facendo le riprese di Sapiens, faccio tutto, sto con mio figlio, faccio tutto, però sto attento. Va bene, anche la Lorenzista era attento, però si è beccato. Però adesso questo è un altro discorso e mi dispiace molto. Adesso non augurare a Mario di prendere ragazzi, non fate veramente, ma veramente che cose di basso livello. Io non auguro niente, ma ci mancherebbe, ma io sono con te. Io guardo soltanto tutto quello che non è scientifico di questa storia. Non è nulla di scientifico di questa storia. Nulla. Allora, dove lo valuti se è scientifico? Te lo dico semplicemente, non è nulla di scientifico perché, dove? Dove? Quella che loro chiamano pandemia, la curva, come viene scritta? Mario, se mi fai parlare. Scusa, come viene scritta questa curva? Facciamo i tamponi. Oggi ne faccio 10.000, poi 60, poi 150, poi 200, poi a chi li faccio? A chi li faccio? Ho fatto uno studio sulle persone sulle quali farle quotidianamente? Perché tu mi insegni che la statistica non puoi farla sulla base di numeri random presi a cacchio. Devi dire, ok, io domani tampono 100.000 persone prese con questo campione, dopodomani faccio la stessa cosa. Sta accadendo questo? Te lo dico io. No. Quindi che senso ha? Poi aspetta, ti leggo soltanto i morti che sono veramente pochissimi e quindi quelli che sono quelli che mi interessano, dei quali poi parliamo, Mario, però guarda come vengono classificati. Queste sono le indicazioni, la regia può inquadrare, che tutti possono scaricare dall'Istat, dal sito dell'Istat, Covid-19, indicazioni per la compilazione della scheda di morte. Adesso scusate regia, lo tolgo, posso toglierlo, grazie, perché lo devo leggere. Non vi ho dato il file, ma questo mi spiace. Allora, qua c'è scritto che nelle cause di morte, ok, è importante sempre riportare l'informazione confermata o sospetta della presenza di Covid-19. Ma scusate, che vuol dire? Che c'è di scientifico nel sospetto? Ok? Che cosa c'è di scientifico? C'è gente che è morta affogata e poi gli hanno fatto un tampone dopo, l'abbiamo letto su tutti i giornali, è stata riportata come morta di Covid, quindi nell'elenco della statistica famosa, ma quello è morto affogato. Dice, ma gli abbiamo fatto un tampone post-morte, era positivo, quindi è affogato per colpa del Covid. Ma che cazzo di... Scusatemi. Ma hai finito? No, Mario, vorrei che tu mi dessi una spiegazione scientifica a questi numeri. Dai, Mario. Allora, le questioni di statistica sanitaria, pure quelle, sono scritte sulle riviste scientifiche. Infatti, il New England Journal of Medicine ha già pubblicato diverse volte, e te lo so dire perché, diciamo, una mia precedente compagna lavorava all'Osservatorio Epidemiologico della Regione, aveva già pubblicato più volte come si fanno queste schede, come ci tariva. L'errore ci può sempre essere, figurati quello che hai detto tu, caso protestale. Ma quanto incide in percentuale? Molto poco. Su 20, caro Mario, su 15 incide tantissimo, 1, 2, 3 al giorno. La percentuale è alta. Purtroppo, tu stai contando i morti adesso. È quello che mi interessa. Dobbiamo contare dopo. No. L'ultimo parametro a salire l'ultimo a scendere. Mario, ma aspetta, allora, capito? Possiamo per cortesia, regia? Allora, Mario, tu sei purtroppo collegato per telefono. Non sei collegato via Skype, non puoi vedere le immagini, ma te le dico io. Alla regia prima ho fornito un elenco
che ce l'ho dall'Istat, eh? Non è Fabio, Mario, eccetera. Istat, eccolo qua, Istat. Allora, noi abbiamo la curva dei decessi del 2019 in blu per chi ci sta guardando e in rosso per chi è del 2020. Qui abbiamo Milano, che è l'unica città, Mario, te lo dico perché tu non lo stai vedendo, dove c'è un leggero aumento della curva dei morti da gennaio alla fine di luglio, perché questo è un dato che finisce a luglio, ok? Quindi parliamo del dato del momento peggiore di questa storia, va bene? Dove peraltro non si era capito bene che cavolo di fine dovevano fare questi pazienti. L'hanno intubati e li hanno sostanzialmente uccisi. Questo è storia. È storia, è fatto, è fattuale, come dice Feltri. Non si può nascondere. Dopo le autopsie si è capito. Guarda Trump, è andato due giorni già. Come? Erano 14, ma sono diventati due. Sta bene, ha detto che sta bene meglio di 20 anni fa. Per cui, poi vedremo se è vero, perché se nei prossimi giorni sarà ancora vero. Come? Quello è quello che racconta lui, che sta bene più di 20 anni fa, l'ha detto lui. Beh, vabbè, ma lo vedremo nei prossimi giorni, Mario. Qua non è che dobbiamo fare... Lo vedremo. Non dobbiamo fare i, come si dice, i complottisti o addirittura... Hai tirato un ballo tu. Vabbè, ma io che cosa ho detto? Vedremo nei prossimi giorni. Hai citato tu Trump, proprio sì. L'esempio che non devi citare. No, tu non hai sentito tutto. Ho detto, vedremo nei prossimi giorni se sarà vero ancora quello che sta dicendo oggi. Però, allo stato attuale, è apparso in pubblico, è andato a casa, i medici l'hanno mandato a casa. Non credo che il Presidente degli Stati Uniti... C'è una campagna elettorale. Mario, io non credo che il Presidente degli Stati Uniti possa permettersi di andare a casa e poi morire. Abbi pazienza. I medici, se lo hanno mandato a casa, significa che sono certi che il Presidente rimarrà Presidente. Scusami, ma credo di conoscere abbastanza bene quelle realtà e ti posso dire che sei andato a casa. Le conosci abbastanza bene. Sì, sei andato a casa. Vediamo. E ne parliamo fra 2 o 3 settimane, no? Siamo sempre qua. Speriamo di stare qui anche noi. Speriamo che non diranno domani che per via del Covid verrà chiusa proprio informazione. Speriamo di stare qua. Però possiamo rivedere. Abbiamo visto di tutto, possiamo vedere qualsiasi cosa. Allora, prima abbiamo visto Milano, Mario. Milano presentava a marzo un aumento dei casi. No, del 2020 rispetto al 2019, eccolo qua, lo stiamo rivedendo per chi ci sta guardando in TV, io te lo dico, fidati perché c'è gente che ci sta vedendo, quindi aspetta, esatto, parliamo del metodo. Vediamo adesso le altre città, chi abbiamo? Tu stai usando la documentazione, facendo quello che fanno aspetta, Napoli, posso un attimo aiutarti pure a capire? Napoli, a Napoli addirittura... Non ce la faccio da solo. A Napoli addirittura vediamo che la striscia, Mario, te lo dico io, dei decessi del 2020 è più bassa di quella del 2019 in tutto il periodo, da gennaio sino ad adesso. Ma certo, Napoli non ha avuto praticamente... Bene. Lo so, però c'è il lockdown, nonostante non come muore nessuno. Ma scusa! Non muore pazienza. Nessuno! Ma come lo so? E non muore nessuno, non ci sono i contagiati, certo che non muoiono, perché devono morire? No, i contagiati ci sono e ci sono per, secondo me sempre stati. Camminando. Ma adesso vedremo nei prossimi... Andiamo avanti. Però vediamo dove c'erano i contagiati. Scusa Mario, andiamo avanti, vediamo... Palermo, già l'abbiamo vista, c'era un aumento, è chiaro. Ma qui voglio arrivare, andiamo... Roma addirittura proprio c'è, nel 2019 ne sono morti di Roma più, non ci aveva contagiati. Molto di più. Andiamo no, Roma ma Roma non aveva. Hai contagiati, che stai facendo? Mario, Roma non... ma il Lazio ce lo aveva. Guardiamo ma Torino. No. Torino che cosa fa? Torino ha fatto una sorta di S durante il periodo in cui c'è stato la massima esplosione, c'è stato un aumento e poi c'è tornato una diminuzione sui valori del 2019. Quindi questo è Codogno. Che cosa? Ma Codogno l'abbiamo già visto, Mario, l'abbiamo visto tutta. Mario, l'abbiamo già visto, te l'ho già detto. E allora, stai parlando? Dove non ci sono i contagi, certo che non ci sono i morti. Mario, ok, c'è stato un aumento, ma poi si è tornati ai volumi normali. Cioè, il fatto che oggi ti obbligano... Ma scusami, ma abbi pazienza. Allora, ma i contagi che cosa vuol dire? Oggi, per trovare... Che la gente muoia di SARS-CoV-2 senza essere stata contagiata? Mario, ma è morta di SARS-CoV-2? Possiamo dirlo scientificamente che no, è morta lo di... No, lo dico io, lo dice no, l'Istat, 89%. No, l'Istat dice... No? No, l'Istat dice che sulla scheda è stato scritto un qualcosa di sospetto. Non dice di sospetto. Sì, dice di sospetto. Si compila in quel modo. Esatto. Allora posso sapere i sospetti e i non sospetti?
Posso avere questa distinzione? Perché se io non c'ho questa, l'equazione è sbagliata, caro Mario. Perché se tu parti da un dato sbagliato, te lo porti avanti l'errore. Voglio sapere quali sono i suoi aspetti e quali sono quelli morti di... Ma questo però, questo è tutto il discorso che hai fatto. Come voleva dimostrare? Non dimostra proprio niente. Come dimostra no? Anzi che le cose che devi fare sono quelle che fai tu. Cioè prendere i documenti, che è quello che fanno gli scienziati, la stessa cosa. Ecco, però il problema è che io i documenti li prendo e mi portano a capire una serie di cose. Prima fra tutti, che non si muore di coronavirus. Che non si muore. Che le morti ad oggi sono identiche a quelle degli anni passati. Hai capito? Sono identiche. Scusa, hai appena detto che non è così. Ho detto che è stato in quel periodo e poi sono tornate ad essere uguali. No, ma quel periodo però a Milano, non a Roma, non a Palermo. A Milano, no, oh! Ma quello ci penserà un giudice e un magistrato a capire cosa è successo. Ma non solo sappiamo Milano, tutto. Anche no, quegli altri solo Milano. No, io. Mario, perché Bergamo Roma? Uguale. Perché Roma? Sì, ma parliamo di Bergamo esatto. Uguale. Oh, santo Dio. Certo, lo sappiamo. Lombardia, va bene? Ti sta bene Lombardia? Ok, Lombardia. Sì. In Lombardia. Allora, lì, in un'area c'è stato un problema. Ma quel problema, ci sono centinaia di denunce oggi che sono al vaglio della magistratura. Sapremo fra qualche mese, anno, non lo so quello che è successo. Fatto sta che in tutto il resto dell'Italia, che però è stata coinvolta in una sorta di lockdown generale, non è accaduto questo. Non ma è morto non nessuno.